cos'altro vorresti dire riguardo al problema delle elezioni europee? Un esempio pratico. Circa 5 anni fa, nel 2009, quando ero tra i proposti candidati del Partito Democratico Italiano per le elezioni europee, per l'Italia centrale, mentre quest'anno ovviamente ero proposto come candidato per i Verdi ecologisti per l'Italia centrale, all'epoca ovviamente avevo 38 anni, dialogai con Romano Prodi, l'Accademia dei Lincei, all'epoca presidente della Commissione europea, circa i problemi da risolvere per un neodeputato eletto nel Parlamento europeo, il problem solving e la deliverance, le policy e politics migliori da attuare. Mi disse che la prima cosa da risolvere era il nodo dell'unanimità, ovvero degli unanimismi, quella regola che bloccava il buon funzionamento del Parlamento europeo all'epoca. Oggi questo problema è superato. Se ne pone però un altro, quello della political diplomacy of Europe, vale a dire della politica economica, diplomatica dell'Europa, che deve essere non soltanto una politica unitaria, ma una politica unitaria particolarmente nei riguardi dei paesi in via di sviluppo, come si chiamavano un tempo, o dei paesi che si stanno evolvendo, a cominciare dal BRICS, per dirlo con la terminologia attuale. Per esempio con l'Africa, dove l'Europa non può sviluppare una politica neocoloniale o invasiva o di sfruttamento, ma al contrario deve sviluppare una politica di solidarietà, di apertura, di cooperazione. E quanto sta facendo lo stesso Romano Prodi oggi in Europa, partendo dall'Europa verso l'Africa, nel Sahel, su incarico del segretario nazionale, internazionale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Nazionale in quanto le Nazioni Unite a loro volta sono un'unica nazione che è la nazione mondiale, a proposito di villaggio globale. Ho incontrato recentemente, il mese scorso, lo stesso Romano Prodi ai Lincei, abbiamo fatto una interessante conversazione, domanda-risposta, dibattito di circa un'ora, in occasione dell'Alexio Magistralis di Prodi e Lincei. L'esito è stato appunto questo: l'esigenza di una diplomazia comune europea in Africa, l'esigenza di tener conto delle nazioni africane emergenti. Si è fatto anche, e questo è anche l'oggetto della mia richiesta da parte di Prodi, il nome di alcune di queste nuove nazioni africane emergenti. Basti pensare appunto al Senegal, all'Etiopia e ancora al Sudafrica, al Kenya. Al tempo stesso si è visto anche che la nascente Unione Africana è un'Europa in nuce, nel senso che si guiderà lo stesso procedimento nella creazione di un stato continente politico-economico dell'Africa. Punto di arrivo di questa evoluzione, ignota ai molti, ma fondamentale non solo per pochi, ma nell'evoluzione delle cose, della storia, è la creazione di vari stati continenti, appunto i primi, l'Europa e l'Africa, ma vanno verso questo tipo di stato continente anche l'America, anche l'Asia a sua volta, una volta sanate quelle diatribe, ad esempio quelle tra il Giappone e la Cina, oppure tra l'India e la Cina, che ne frenano considerevolmente lo sviluppo politico-economico attualmente, e anche l'Oceania, dove pure non esistono conflitti di questo genere, in quanto i paesi più importanti, quindi l'Australia, Nuova Zelanda, non hanno questo tipo di conflittualità, grazie al cielo. Esistono delle conflittualità invece di questo tipo, si è detto in Africa, dove non è semplice tenere unito il continente, un continente dove ci sono tante nuove democrazie nell'Africa del Nord, ma ci sono anche tanti regimi e tante pseudo-dittature nell'Africa centrale, anche se è superato finalmente il problema del Sudafrica, dell'apartheid, è da molti anni, e definitivamente. Dunque l'Europa non può essere un'isola. Poeticamente si dice no man is an island. Io da filosofo aggiungo no Europe is an island, nessuna Europa può essere un'isola. Non basta costruire l'Europa unitaria, deve essere anche un'Europa in relazione col mondo, un'Europa nel mondo in collaborazione con il mondo, in solidarietà con il mondo, aperta verso i paesi in difficoltà e verso i paesi del sud del mondo in solidarietà e allo stesso tempo in dialogo con le due potenze mondiali, quindi la Cina e l'America, ma un dialogo di pace dove l'Europa non sia fronte e luogo di contesa fra di loro,
ma anzi sia il luogo della mediazione, dell'incontro e della risoluzione delle controversie. Quindi sviluppare una politica estera europea, perché di questo si tratta, quello attuale è il primo vero ministro degli esteri europei, ma ci saranno in futuro dei ministri degli esteri europei di un'unità politica europea, dunque degli autentici ministri degli esteri europei. Compito di un ministro degli esteri europeo è quello di rappresentare l'Europa come paese centrale nell'evoluzione del pianeta, come paese centrale nell'evoluzione dei rapporti tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo, tra paesi in via di sviluppo e paesi a pieno sviluppo. È importante al tempo stesso garantire il benessere dell'Europa, ma non, questo benessere non si garantisce con le guerre, non si garantisce con lo sfruttamento e neanche con la capitalizzazione finanziaria. Si garantisce con la distribuzione dei redditi, delle opportunità e con la giustizia sociale sia all'interno dell'Europa, sia nei riguardi dei paesi del sud del mondo, sia anche nei riguardi dei paesi dell'Africa che guardano con attenzione, interesse e simpatia verso l'Europa e che devono ricevere altrettanta attenzione da parte nostra. Non è più ammissibile che si ripeta e prosegua l'Ellis Island italiana di Lampedusa, il lager di Lampedusa. È necessario che si trovi accoglienza nell'Italia. Qualche giorno fa l'amico Manconi con Gozi e Prodi hanno intitolato giustamente la loro conferenza Accogliamoli tutti. Ecco, noi dobbiamo appunto accogliere tutti nel senso di sviluppare in modo equilibrato l'Europa, farne un ponte di pace fra le culture del mondo e la sede di una nuova evoluzione dell'umanità. Si parlava con De Gasperi di un nuovo umanesimo. Oggi si parla di un nuovo umanesimo e di un nuovo rinascimento. In effetti, il miglior nuovo umanesimo, il miglior nuovo rinascimento è proprio fare dell'Europa il luogo dove le culture di questo pianeta, la ricerca scientifica di questo pianeta, l'arte di questo pianeta, trovino il loro perfezionamento, trovino luoghi dove sia possibile una libera espressione, non condizionata appunto da dogmi o da dittature o da censure di vario genere, dove sia possibile aprirsi al futuro e condividere questo futuro con tutti, cioè con tutti gli altri popoli, con tutti gli altri cittadini del mondo in un villaggio globale globalizzato, dove l'Europa sia realmente un'Europa dei cittadini e i cittadini non siano dei sottoposti di una tecnocrazia, ma siano i protagonisti, i responsabili e anche la guida dell'evoluzione dell'Europa. È una sfida molto difficile, è una sfida che abbiamo accettato e che stiamo ponendo in pratica nelle nostre attività, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, come collettivo del Partito Democratico Italiano e anche come politici impegnati sulla politica estera, sulle prospettive di internazionalizzazione della politica, sulla creazione di nuovi partiti politici continentali. Questa è la sfida di Leonardo Dini, questa è la sfida del Partito Democratico Italiano, questa è la sfida dell'European Socialist and Democratic Party, questa è la sfida di The Progressive, ovvero dell'alleanza dei democratici e progressisti internazionali, che è la internazionale progressista del XXI secolo, e da qui partiamo per costruire il futuro.